chef Cannavacciuolo è arrivato a Genova. Ad attenderlo c'è Gianni, uno dei volontari che lavora a Lanterna. È stato lui a contattare lo chef chiedendo il suo aiuto. Come mai mi hai chiamato, Gianni? Questo ristorante, devi sapere, andava bene finché purtroppo Andrea ci ha lasciato. Andrea è Andrea Don Gallo. Sì, io lo chiamo Andrea perché per me era veramente una persona... Tanto che adesso io faccio il volontario qui proprio per dare un aiuto a questi ragazzi. Come ogni settimana, l'attuale responsabile, Domenico, e il resto dello staff sono riuniti per discutere i problemi interni al ristorante. E io sinceramente, a me quando uno mi risponde e mi lascia i piatti là, raga, io mi incazzo. Bello mimetico, eh? Ah, pure l'insegna si vede benissimo. Io rimango fuori perché faccio il volontario. Allora ci vediamo stasera. Ti saluto, ciao, 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 ciao. Loro hanno riunioni tutti i giorni. Io non partecipo, ecco, a queste cose qua. A che cosa vuoi arrivare? A migliorarci, no? Non a danneggiarci o a disprezzarci qua. Buongiorno. Oh, buongiorno. Sta facendo la riunione, eh? Sì. Facendo la Cannavacciuolo. Sì, sì. Ha detto, madonna mia, quanto è grosso questo. Mi posso sedere? Sì, 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 ci fa piacere. Di che state parlando? Ma noi una volta alla settimana facciamo un po' il punto sul lavoro, sulle persone, sui nostri rapporti, anche un po' l'andamento generale della trattoria stessa. Sono curioso, dai, andate avanti. Sì. La trattoria va e non va, però non ci lasciamo andare o prendere da tristezze e tutto. Siamo sempre più coscienti che la trattoria è uno strumento e l'obiettivo sono le persone. Poi oggi abbiamo anche una gran visita, quindi non so se lo chef vuole aggiungere qualcosa a quello che abbiamo detto. C'ho fame. Allora andiamo a mangiare. Ci pensi da gestire a te. Al lavoro, dai. Prima di provare la cucina del ristorante, lo chef Cannavacciuolo decide di fare un giro in sala insieme a Domenico. Qua era Don Gallo, con gli artisti. Piero Pelù, Vasco Rossi, Alba Parietti, Dario Fo, Frank Arame. Qua è storia, ma la storia va elucidata. Guarda sto carrello, È un po' antico. Ma è disordine? Che ti sembra quest'anno? È la reception. Di cosa? Di un meccanico. Qua mi sembra di andare in un ristorante. Vedi la differenza fra qua e là. Sembra di stare in due ristoranti diversi. Qua respiri più la storia. Là invece mi sembra la storia dell'arrangiamento. Dai, fatemi mangiare. I problemi sembrano cominciare già dal menù. Qua abbiamo già il menù? No, sono un po' tutte le cose che facciamo. Uno sa che qui può trovare queste cose. Io non credo che il menù che abbiamo sulla tovaglietta sia un inganno, dare un falso o un'indicazione sbagliata al cliente. No, sì, allora io leggo linguina all'astice. Oggi no. Allora perché sei scritto qua, scusa? Cioè, meglio che fai così, eh? E mi porti il menù. Buongiorno, questo è il menù. Questo c'è tutto? Sì. È un altro bluff, com'è? No, no, in questo c'è tutto. Ok. Allora, prendo gli antipasti, tanto sono tre. Poi prendo trofie nere, penne con broccoli, filetti di orata con funghi porcini e scaloppine di spada al pepe rosa. Grazie. E c'ha fame. L'assaggio, non esageriamo, sennò famo ingrassare, raga. Let's go. Guarda bene se i tre piatti, cosa vedo? Va bene, la rucola. Io devo segnare sul menù rucola con un lieve sapore di spada. Il polipo è buono, è un peccato troppo cotto. Lo spada, classico spada. Si compra in busta, si affetta e si serve. E io che ti devo dire? È buono? Digli, ma che hai fatto un menù di rucola? Un po' troppo rucola c'era, però un po' una fissazione che c'ha Roberto. Intanto ha detto che c'è un casino di rucola e il polpo è stracotto. Vedendo i primi tre piatti, e assaggiando questo, sembra di mangiare un altro ristorante. Erano buoni? Quel minuto in più di cottura. Erano buoni? Era buono. Sì. Vai, raga, una l'abbiamo lavorata. Roberto non c'ha le mezze misure. O cucina bene o male. Questa
sono le penne con i broccoli e la salsa zafferano. Questa gli deve piacere per forza, se non ci piace questa, ragazzi. Uno pensa gamberi, uguale, mare. Qua invece con la panna siamo tornati nel vecchio ristorante. Penne alla panna con un po' di zafferano, del resto non c'è niente. Quella cazzo di panna... Mi dà fastidio perché sono angosciato su sta storia. Perché magari quando tu non vuoi sbagliare, tu sbagli. Cazzo, perché lo tagliano un cazzo? Nonostante le critiche dello chef, Roberto continua a utilizzare la panna. Scallopine di spada al pepe rosso. Speriamo che gli piacerà sto cazzo di spada. Ha usato la stessa salsa delle penne, no? Ha rimesso la panna. Peccato che il pesce è buono. Il pesce è buono, però se non va coperto. Non va coperto? No. Ok. Roberto, le critiche non è che le prende volentieri. Santa pazienza. Filetto di pasta con funghi porcini. Ha trovato una spina. Questa quasi me la metto in bocca, mi faccio male. La pressione che c'hai di buttare le cose fuori, ci ha fatta la cappellata e ci è rimasta sta spina. Chi sono sti mostri? I porcini. Allora, ma ti faccio capire una cosa. Mettiamo questa in l'orata più buona del mondo. Poi ci andiamo a mettere un fungo congelato che la dobbiamo rovinare. Erano pieni d'acqua, forse anche un po' crudi. Dai, andiamo da Roberto. Lo chef vuole parlare con Roberto per capire perché è così discontinuo nel suo lavoro. Ci sono le spine centrali. Centrale. Che posso pure chiudere un occhio. Ma questa qua della pancia? Hai ragione, me. Questa si vede. Si toglie con le mani pure, no? Sai che? Che sta cucina è scura. Non si vede niente. Fammi vedere un po' sta cucina. Sta cucina, vedi? Vabbè. Che è sto polipo dentro l'acqua così? Tu mettiti un piede tuo nell'acqua, no? E vedi dopo 3 ore com'è il tuo piede. Penso poi. Così diventa pure il polipo. Ti devi dare una mossa. Facile, eh? Eh sì, beh. Pulire la rugola, sciacquare la rugola è più difficile, eh? Ma come mai la nostra chiesa, no? Cioè, tutto questo spazio morto che c'è qua, non era meglio mettere i frigoriferi di là e il lavaggio di qua? La cucina è disposta male, è messa male. Lo fornello funziona. Oppure se funziona, ti fa tutti i pendoli lì. We need modern things, so we need a change. Vabbè, oggi mi sembra di aver mangiato in 2 ristoranti. Qua il pesce è buono e i funghi fanno schifo. Cioè, tu un pesce fresco, buono, lo rovini. Queste mi comprano questi di funghi e io uso questi. Sembrava che prima c'era un cuoco e poi all'improvviso è arrivato un altro cuoco. Tu, secondo me, tu c'è qua l'angioletto e qua il diavolo. Il diavolo. Oggi tutti i piatti così. Cioè, branzino buono, orata buono. È arrivato il diavoletto, metti i funghi congelati. Ha detto, riempi di panna, copri tutto. E sto diavolo bisogna scrollarlo e quindi l'unico modo per scrollarlo mi deve dare una mano lui. Chef, io accetto la tua critica, anche se dentro di me in questo momento me la sto sentendo male. Vabbè, ho capito tutti i problemi che c'è in questa cucina. Mettetemi lì che voglio vedere il servizio di stasera, dai. Vabbè. Il locale apre le porte ai clienti. Prego, accomodatevi. Anche Gianni è arrivato al ristorante per dare una mano. Buonasera. Buonasera, chef. I clienti si accomodano in sala, ma la tovaglietta trae in inganno alcuni di loro. Sì, ho visto che stavate guardando. Questo è quello che si può mangiare in generale qua. Poi invece adesso vi portiamo il menù di stasera. Buonasera. Questi sono i piatti di stasera? Sì. Dovevo metterlo già al tavolo. Penne con broccoli e salsa allo zafferano. Allora, una grigliata, una tagliata e una scaloppine. Ok. La serata al ristorante A Lanterna sembra comunque partire senza particolari difficoltà. Ma i primi veri problemi non tardano ad arrivare. Roby, un po' dure e un po' asciutta. Infatti sono proprio dure. Sono andato in palla. Non mi è mai successo che mi è tornata una trofia indietro. Tavolo 5 e una grigliata. Sono arrivati i biglietti tutti insieme e io che non leggo proprio. C'è uno... Due. Roberto, come sempre, si fa leggere le comande da Patnel, complicando il lavoro di entrambi. When I work with him, I read the commands. Le penne erano 2. E tu hai fatto 2 piatti. 2 pesci. Manca una trofea nera, eh?
Allora a leggere, non ci sono stati capaci a leggere bene i comandi. Due. Basta che ci mettiamo d'accordo quando ne so. Leggimi questo tavolo. Qua c'è scritto trofie, penne e le tagliatelle. Tagliatelle? Perché hai messo via? Capirai, navigavo alla cieca. Pensavo che andavano a quest'altro tavolo, porca puttana. Trofie stanno qua, dai, dai, oh. Vabbè. E la fame? Mezz'ora che aspetta. Intanto, mentre in cucina regna la confusione sulle comande, in sala i clienti sono sempre più impazienti. Scusa, abbiamo finito mezz'ora fa, non ci ho ancora arrivato niente. Tavolo 5 sta chiedendo a che punto è, perché è mezz'ora che aspetta. Sta facendo adesso, 3 minuti. Ok. Ehi, c'è 2 persone che non stanno facendo un cazzo, eh? E la gente sta aspettando. Cioè, non è normale. Serve qualcosa? Serve sì, dovremmo cercare di uscire, raga. Mi chiedo scusa perché ci metterà ancora 5 minuti per far arrivare il vostro piatto. C'è un po', che aspettiamo. Sì, è un pochino che stiamo aspettando. Avete ragione su questo. In Liguria, soprattutto, dopo i 15 minuti la gente prende e se ne va. La confusione sulle comande e la disorganizzazione accendono ben presto gli animi di Roberto e Pucknell. Fatti una piatta sta pasta. Quanti piatti? 2, no? 2, sì. Hai letto tu la comanda. Ho chiesto, Io ti ho risposto. Devo chiedere anche. E io ti rispondo. I need to ask so that I will not make mistake. This one is the fresh one. Yeah, what do you want to use? The fucking frozen one. We use this one. Take it easy, eh? Se ti dico, usa questo prodotto. Tu mi usi questo prodotto. I say we use this, Take it easy, okay? It's not anybody's fault, so we need to take it very, very easy. When you ask him questions, he's always aggressive. Patina, don't ask. Fucking be pissed off. I say no, to you, use this. Te lo dico la terza volta, te lo dico con nervosismo, perché sei una testa di cazzo che non mi ascolti. Don't fucking be permalose every time I talk to you. Avevo proprio bisogno di prendere una boccata d'aria. Qui dentro le cose più semplici diventano difficili. Roberto è andato completamente nel pallone, ma non li posso abbandonare. Gli devo dare una mano per far uscire i piatti, perché sennò stasera non finiamo. Ehi, non piattare a caso. Man mano fatti chiamare la comanda e impiatti. Ecco qua, si fa così, si prende la comanda, una grigliata e un fritto misto. Uno spada e un trancio di tonno. Oh, mi date qua? Uno me ne serve. Volevo far vedere allo chef che ero capace. Quando sono andato nel pallone mi sono sentito che devo tornare addosso. Dai, una grigliata, una tagliata e una scaloppina. L'intervento dello chef Cannavacciuolo alla lettura delle comande ha riportato ordine e organizzazione in cucina, permettendo così di non far naufragare definitivamente un servizio che ha fatto acqua da tutte le parti. Cioè, se io stasera non c'ero, la gente se ne andava senza mangiare. Tu devi ascoltare tutte le comande. Perché se alla quinta comanda, non alla quarta, c'è un salmone e lui sta là così, gli dice, comincia a fare il salmone, dando un piatto freddo, può stare là. Questo devi fare. Siamo andati con qualche intenzione perché stavo da solo in pratica, perché poi in fin dei conti io tengo le mani legate. Questo purtroppo non è un ristorante dove è il ristorante. Questo è come una famiglia. Se ci faccio una cazziata una, succede tutto un barabam babà. Non sono d'accordo sul fatto che, ma se riprendo gli altri, ma poi mi fanno... E mi fanno le facce. Quante cazzo di volte mi fanno le facce a me? Date che sei tu un po' il responsabile. Allora dice a tutti quanti, Roberto, Cadinde, o cuoca. Allora, quando dice lui, o dovete ascoltare? Io me la prendo pure la responsabilità, ma questa responsabilità ti viene trasmessa da qualcuno. Quasi devi parlare, ma senza rancore poi. Chi porta rancore? Se ne deve uscire pure lui dalla porta. Allora, io mi voglio risponderti proprio una cosa. Se io sto sbagliando e se tu mi riprendi, io non me la devo prendere, perché è un lavoro che io ho scelto. E tra l'altro tu lo sai che a me la cucina piace. Io andarmi da una cucina non ci penso neanche. Poi, tu hai fatto una discussione con lo chef stasera? No, discussione non ho fatto mai. Non è che se io casa, se chiedi una cosa, tu sempre casare. No, perché tu me l'hai chiesto 3 volte. Raga, la gente deve tornare in questo posto qua per voi, perché Don Gallo non c'è più. Voi questo posto qua non lo dovete far chiudere, perché dovete dare agli altri la possibilità che avete avuto voi. Se fate i professionisti, se fate seri e se fate la famiglia, la vera famiglia, la gente torna. Io credo alla comunità e ci credo moltissimo, e credo pure al gruppo. Ci vediamo domani. Ci vediamo domani. Grazie. Buonanotte. Buonanotte. Ciao.
Tra poco, i ragazzi de A Lanterna si lasciano alle spalle il proprio passato. Lo staff della cucina studia il rilancio del locale. Lui è lo chef. Voi dovete ascoltare quello che dice lui. Lo chef Cannavacciuolo è arrivato a Genova, nel ristorante della comunità fondata da Don Andrea Gallo. Qua è storia, ma la storia va elucidata. Qui ha incontrato uno staff dal passato turbolento. Cazzo di coltello tagliato un cazzo. E si è scontrato con degli evidenti problemi di organizzazione. Pagina, don't fucking be pissed off. I said to you, use this. Lo chef Cannavacciuolo ha convocato lo staff del ristorante al porto di Genova. Tutto il team sembra imbrigliato in un passato ormai lontano e lo chef ha un'idea per tracciare un nuovo percorso. Buongiorno. Avete visto la cosa c'è? Wow, che sta succedendo adesso? Qua ci sono tutti gli oggetti vecchi del ristorante. Come vi ho detto ieri sera, dobbiamo mettere il vecchio da parte. Ognuno di voi sceglierà un oggetto che c'ha a cuore, che vi ricorda qualcosa, che siete affezionati. Pensateci bene, che poi non si può tornare indietro, eh? Va bene. Va bene, ok, chef. I ragazzi si trovano a fare una scelta difficile. Devono idealmente selezionare quanto di veramente importante c'è stato nel loro passato per potersi proiettare verso un nuovo futuro. Ci sono 6 mesi di lavoro su quella nave, che è una parte della mia vita. Ho scelto la coppa perché mi ricordo quel momento dove gli è stata regalata Don Gallo. Io la cosa che ho preso è il tavolo rotondo, perché in quel tavolo lì si sedeva molto spesso Don Gallo. Avete deciso? Yes. Sì. Siete pronti? Sì, chef. Sì, chef. Oh, cavolo. Mi sa che qua finisce male. Puoi venire. Ah, arriva qualcosa da là. No! C'è stato un attimo che avrei fatto a latte a me andare davanti al carro armato e dire no, di qui non passo. Addio! No. All'inizio mi veniva da ridere, ma poi dopo quando ho iniziato a vedere che si avvicinava poco a poco... Rinnoviamo, cazzo. Non lo so, sei emozionato. Piango di gioia. La verità è che si fa un mondo nuovo. Però è vecchio quello che ti segna, no? Una rinascita, ok? Passato. Penso che questa azione serviva per farci scattare quella molla, come per dire che forse qualcosa dovevamo cambiare. Da quelle macerie là dobbiamo costruire adesso, da me. I ricordi più belli sono qua. Non lo dovete mai dimenticare, Don Gallo, cosa ha fatto per voi, il bene che ha fatto lui. Quelle sono le cose importanti. Speriamo che Don Gallo da là ci dà il suo aiuto, come ha fatto sempre. Dai, venite con me che dobbiamo guardare al futuro. Venite. Quello che abbiamo fatto fuori era il passato.
adesso c'è la rinascita. Lo chef vuole che il team del ristorante impari a lavorare in ogni piccola azione su precisione e concentrazione. Per questo motivo, il personale di cucina si dovrà esercitare nella sfilettatura del pesce, mentre quello della sala dovrà trasformare dei fogli di carta in origami. Allora, oggi con questa carta proviamo di trasformare a qualcosa altro. Prendiamo in mano carta. È un metodo per ripartire, anche perché noi non abbiamo mai fatto una scuola da poter dire ti hanno dato delle nozioni, no? Tutte le cose che io ho imparato le ho imparate dalle persone che ho conosciuto alla Lanterna. Vedi? Piano piano vai sotto alle lische, va? Questo è buono. Sapevo spilettare a modo mio, e invece mi ha dato la precisione. Poi con la punta lavori sulla lisca. Guarda tu quando ne stavi lasciando qua, vedi come l'ho recuperato? Alla fine del mese non butti 2 kg di pesce all'immondizio. Così? Sì, sì. Mi ha sempre attirato questo gioco. Tlic, tlac, tlac, pieghi, ale, vac. Ecco, questo è segno a posto. Per lo chef Cannavacciuolo, solo così ogni cosa può cambiare, assumere nuove forme e significati e rinascere a nuova vita. Esattamente come i ragazzi de A Lanterna, che devono trasformarsi in qualcosa di diverso per far ripartire le loro vite e il loro ristorante. We are ready for the future. Siamo pronti per il nuovo percorso. Il passo successivo deve essere fatto davanti ai fornelli. Per insegnare 2 nuovi piatti, lo chef Cannavacciuolo ha scelto una cucina più funzionale e comoda di quella di A Lanterna. Oggi facciamo 2 ricette molto veloci. Facciamo una crema di zucchine, delle sarde fritte con la farina di polenta e un'insalatina di insalata riccia. Poi come secondo piatto facciamo una crema di ceci con calamari e olio a rosmarino e aglio. Va bene, chef. Ok. Qua c'è tutta la linea, perché io adesso con questi movimenti c'ho tutto. Vedi com'è importante la linea? Poi, zucchine, pulisci bene il verde. Ok. Una volta fatto questo, qua gli diamo leggermente una sbollentata. Vedi? Mi passi un foglio di carta da cucina? Ok. Grazie. Allora, sarde. Andiamo a friggerle con la polenta, dare un po' di croccantezza. Ma questa è una cosa nuova per me e sicuramente la farò pure io. Perché gli fai questo movimento, chef? Faccio gonfiare la pelle. Facendo così, caldo, freddo, si gonfia. Io veramente non ci avrei pensato. A questo punto andiamo a frullare. Qua stiamo facendo 2 cose, stiamo dando colore e sapore. E sapore. Ragazzi, avete capito che dopo mi dovete aiutare. I think that Roberto will have a change. Certo che a confronto delle decorazioni che facciamo noi non c'è proprio niente a che vedere. Cioè, con una foglia di insalata ci ha fatto 3 decorazioni, cioè. Io oggi ti ho fatto vedere una base. Poi da questa crema qua puoi fare quello che vuoi. Puoi usare pure una fondina, eh. Che è diventato? La zuppa. Adesso vi faccio una crema di ceci con calamari e poi facciamo un olio aromatizzato con erbe. Non lo facciamo friggere, perché l'olio, passati 60 gradi, comincia a cambiare gusto. Qua abbiamo fatto cuocere semplicemente dei ceci, un po' di olio e sale. Passiamo al pesce. Una cottura velocissima. Allora, crema di ceci con calamari e olio a rosmarino e aglio. Che è? Bello, bel piatto. Ne hai visto? Con pochi ingredienti. Basta con copertura, basta con cotture buttate in pentola. Assaggiate, dai. Wow. Oh, mamma mia, che buono. Raga, lui è lo chef. Voi dovete ascoltare quello che dice lui.
un mio grande chef, sai cosa mi diceva? Tony, quello che dico io non è legge, ma in questa cucina sì. Io sono prontissimo a prendere questa grande responsabilità. Ok? Grazie, chef. Dai. Roberto, Marcello e Patnel sembrano avere compreso la lezione. Adesso il team dello chef Cannavacciuolo può mettersi al lavoro per trasformare il ristorante in qualcosa di completamente diverso. Tra poco, la luce illumina la sala e la cucina del ristorante. Bellissimo! Ai ricordi viene dato un posto d'onore. Qua la senti la sua energia, no? Lo staff dimostra di avere la stoffa per mantenere accesa la luce de A Lanterna. Sale, olio e amore. Lo chef Cannavacciuolo è al ristorante A Lanterna, il locale della comunità di recupero fondata da Don Andrea Gallo. Qui si è scontrato con uno staff disorganizzato. C'è due persone che non stanno facendo un cazzo, eh? E in difficoltà. Take it easy. Yeah, yeah. It's not anybody's fault. Lo chef ha distrutto le cattive abitudini del passato. I ricordi più belli sono qua. E ha portato ordine in cucina. Lui è lo chef. Voi dovete ascoltare quello che dice lui. Adesso, per il team del ristorante A Lanterna, è venuto il momento di scoprire come è stato rivoluzionato il locale. Buongiorno! Buongiorno! Che bello! Hai visto? Abbiamo fatto una bella pulizia, no? Abbiamo messo le lanterne che rappresentano il nome del locale. Abbiamo cambiato l'insegna, più grande e illuminata. Hai proprio che la faccio! Dai, venite dentro, dai! Wow! Caspita, bello, Bellissimo! Quando sono entrata, per me è stato uno shock in positivo. Oh my God! Hai visto dietro cosa abbiamo fatto? Abbiamo messo le piastrelle. Belle le piastrelle. Oh, I was expecting something different. When I arrived here, it was a very, very big surprise. Hai visto tutti quei quadri che rappresentano il mare? C'è luce, prima non c'era luce. Luce. Adesso sì, è un po' come se avessimo acceso la luce, ecco. La cosa più bella è il tuo velir. Messo qua, c'ha valore adesso. Perché l'Ionella si chiama Freedom, libertà, quindi ci teneva. Ci abbiamo un menù chiaro, pulito, un foglio, tutti i giorni, può cambiare. Poi guarda quanto è bello quell'angolo là. Sì. Questo è un bancone da bar, perciò qualcuno che passa si può fermare a bere un aperitivo. L'angolo bar, lì non me l'aspettavo. Voilà, questo sì che è bello, vedi? Avete visto questi lampadari? Adesso hanno un valore. Siete, sì. Chef! Cazzo, si mangia qua! Allora. Avete visto? Qua sono tutte le forme di pesce che avete fatto voi. Dai, ma non è finita, venite con me. Bellissimo, bro. Ti lamentavi che non c'era luce. Hai visto? Punti luce da tutte le parti. Se c'è sta una cosa dentro il piatto, la vedi. Prima non vedevi niente. Hai visto queste foto? Queste sono per te. In inglese e in italiano. Bravo! No excuse anymore! Bravo! Pure qua, adesso tutti i fuochi funzionano. C'è una linea di pentole tutte nuove. La planetaria, frullatori, immersione a bicchiere, un robot. Roberto, nella cucina nuova, ero visto come un bambino quando gli dai il regalo di Natale. Qua abbiamo un tavolo da lavoro con l'affettatrice, i frigoriferi e qua il lavaggio. Io non la sopportavo proprio, avere la lavastoviglie innanzi ai piedi. Io non ce la facevo più. Ristorante, cioè la cucina pure. Secondo me manca una cosa. Come si chiama questo posto? La lanterna. Lanterna di? Don Gallo. E Don Gallo dove? Vieni con me. Avete fatto gli strani, eh? È stato molto emozionante entrare nella sala della memoria. Abbiamo distrutto il passato, noi il ricordo. Qua la senti la sua energia, no? Sì. Qua ci sono i suoi ritratti, il suo tavolo. Chi entra dentro sa che non è che va a ricordare solo una persona,
ma la vive. Guardate bene che c'è una cosa che stona, secondo me. Sì. Io ho visto. Scatole. Quelle due scatole non c'entrano niente. Ma vedete dentro cosa c'è. Wow! Guarda le maniche! Nuovi! Sceffa, prima la sceffa. Hai visto, no? Quando sono arrivato c'erano due ristoranti e due menù. Adesso c'è un solo ristorante e un solo menù. Venite con me. Spogliatevi prima, dai. Pochi piatti, eseguita alla perfezione, cucina povera, cucina di mare. I piatti erano veramente belli. Quattro antipasti. Un carpaccio di tonno, pomodorini confit, cioè cotti a bassa temperatura nel forno. Qui crema di basilico con una crocchetta di patate e mozzarella. Belle idee, con poche cose, ma belle idee. Una crema di ceci con calamari saltati velocemente, baccalà mantecato con una cialda di mais. Passiamo ai primi. Qui abbiamo una pasta mischiata con del pane abbrustolito, no? Un po' di olio, un po' di odori e dà aroma al piatto. Gnocchi, vongole e nero di seppia. Spaghetti al pomodoro con una salsa di focaccia. Focaccia vecchia, non la buttiamo, la riusiamo. Blin di ricotta e pesto con spinacini e pinoli. Tonno scottato con una salsa di pomodoro e un caviale di olive d'Azasche. Dentice, finocchio e alga marina, lattuga di mare. Uno scamoncino di vitella, delle bietole, patate fondenti e una crema di nocciola. Insalatina riccia, crema di zucchine e sarde fritte. Il nuovo menù fa impazzire. I dolci, quattro dessert, ma sfiziosi. Una terra di cioccolato, agrumi, gelatina di olive verdi con olive croccanti. Una barretta e tre cioccolati con una cialda di cioccolato. Panna cotta al caprino con amarene cantite e la sua salsa e un biscotto di frolla sotto. Crema bruciata con una salsa di frutto della passione e dei frollini di cocco. Non mangio spesso dolce, ma quando vedo i dolci fatti bene... Poi un altro problema del servizio serale, qual era stato? I comandi, mi pare, no? Perché tu c'avevi un po' di problemi? A leggere, sì. Questo pannello con le foto dei piatti che facilita a tutti anche il compito. Stasera, vicino alla comanda, metti i numeri. Se ti scrivono 3, sai che è la crema di ceci con calamari. Se ti dicono 5, sono gnocchi e vongole. Vediamo. Hai voluto la bicicletta? E pedale. Adesso assaggiate i piatti. Voglio fare una brutta figura, quindi come voi contate su di me, io conto su di voi. Buonasera. Buonasera, chef. Sto a posto? Sì, sì. Dai, belli carichi, eh? Sì, sì. Voglio la rinascita, eh? Buonasera. Buonasera. Buonasera, buonasera. Il ristorante è pronto ad accogliere i clienti. Tutti i ragazzi hanno voglia di dimostrarsi capaci di poter camminare sulle proprie gambe per far brillare nuovamente alla lanterna. Prego. Io lo trovo luminoso. Un impatto diverso rispetto a prima. Oh, ricordati i numeri. I numeri mi ricordo. Il numero 8? La pasta mischiata con il cavolo a fiori. Il 4? Il 4 è il carpaccio di tonno. Bravo. Ordiniamo? Mi ispirano i ravioli. Andiamo su tutte e quattro i ravioli. Finalmente lavorare in un nuovo ristorante ci ha portato a essere anche noi più sorridenti. Tavolo 12, numero 7 ravioli di ricotta per 4, segue numero 9 dentici per 4. Ehi, i ravioli te li fai prendere da lui. Vai là con un piatto e ne prendi giusto 4 porzioni. Dai, tu stai qua, te li passa lui, dai, dai. Devi lavorare così, non puoi andare tu avanti e indietro, tu stai qua concentrato.
ok? Loro ti aiutano. Lo chef mi ha dato una bella mossa, ma smossa, dai. Andiamo con 4 ravioli e 4 gnocchi, ragazzi. Okay, chef. Dai, raga, dai. Dai. Un po' di olio, un po' di sale, un po' di amore. Hai capito? Sì, chef. Sale, olio e amore. Bravo. Stasera credo che ci sia servito a tutti per vedere che abbiamo un obiettivo in comune. Hai visto? In 5 minuti sono usciti già 20 piatti. 20 piatti. Questo cosa significa? Linea pronta, organizzazione. Ok? E lo chef ci ha fatto vedere che, insomma, se ci organizziamo ce la vediamo a favore noi. In cucina tutto procede bene, manca solo il responso dei clienti. Una cottura perfetta. La magia nello di seppia viene fuori. Tutto bene? Benissimo, grazie. Era squisito. Quando poi la gente è contenta, è chiaro che sono iniezioni di fiducia. C'è neanche bisogno della nostra, vedi? No, direi di no. Facciamo i complimenti allora ai cuochi. Assolutamente. È stata una serata bella. Si è visto la soddisfazione dei piatti che arrivavano. Hanno fatto i complimenti, hanno detto che era molto buono, guarda. Chissà, prima volta che succede, eh. Thank you, Jesus. Hai visto? Bravi, dai. Potete andare anche con il tavolo 12. Ok, 9 tonni. L'impegno c'è, anche se non è sempre facile adattarsi ai nuovi ritmi. Oh, 4 tonni. I tonni, raga, ti stai rimbambendo un po', svegliati un attimo. We now work together, we listen to the chef, whatever he says. I think we are moving forward as one group. Roby, ti vogliono in sala? A me mi vogliono in sala. I ragazzi di A Lanterna hanno mostrato impegno e concentrazione e hanno vissuto una serata da veri protagonisti. Per loro la strada è ancora lunga, ma tutti sembrano decisi a conquistarsi un futuro fatto di gioia e soddisfazioni. Il mio futuro per adesso è cercare di credere un po' più a me stesso, alle mie capacità. Se veramente vuoi cambiare, la strada è questa. Se no, vai a finire un'altra volta sopra la strada, insomma. Lo sapete cosa ho visto io stasera? Un bel gruppo. C'è stata comunicazione, precisione. Finalmente c'è un solo ristorante, eh? Perciò continuate su questa direzione, che poi qualcuno sicuramente vi aiuterà, perché vi sta guardando lì sopra. E secondo me, stasera si è fatto un sacco di risate. Dici, guarda qui i pazzi, cosa hanno combinato. Te, Robè, credi in te e ascolta l'angioletto. Voi due, ascoltatelo. Lui è lo chef. Se c'è qualcosa che non va, si parla dopo, ok? Dai. A Lanterna finalmente è tornata a brillare. E Genova ha di nuovo il suo faro. Adios!